Ciao a tutti e bentornati su White Car Racing. Oggi parleremo di testate, ma non da questo lato, da quest'altro. Abbiamo trattato le camere di scoppio, ora tratteremo delle alette di raffreddamento. Allora, il materiale oggi è parecchio, abbiamo un congruo numero di testate di vari tipi e anche i cilindri dei volani. È un video che richiederà due puntate. Ci sarà una parte che tratterà del raffreddamento delle teste, cioè dei tipi di alettatura, come modificarli eventualmente, le differenze tra l'una e l'altra. E poi passeremo ai cilindri, all'alettatura dei cilindri e anche il pompaggio aria dei volani a seconda dell'alettatura. Le modifiche si possono fare. Dunque abbiamo qui un po' di teste. Testa Piaggio originale Vespa 200 Rally e Vespa PX, però adesso solamente perché questa è una cosa un po' rara, ve la faccio vedere lato camera, ma in realtà l'alettatura, che è quella, la cosa che interessa oggi, è la stessa. Poi abbiamo due teste Malossi che sono uguali, ma una è stata lavorata in un certo modo, vi dirò perché. Poi abbiamo una testa Polini del 210 Polini 210 221, economica e molto valida. E poi una testa Pinasco di queste che più recenti, con gli 8 con i quattro fori per i prigionieri più quattro bulloni aggiuntivi che l'accoppiano al cilindro per migliorare la tenuta. Ed è anche candela centrale questo, ma per il discorso che dobbiamo fare è una cosa secondaria. Il problema è che il motore della Vespa è raffreddato ad aria. Ha in origine quello del 200, che è già un potenziamento, una dozzina di cavalli scarsi. E poi quando si modifica, si fanno elaborazioni anche solamente con aspirazione a valvola, quindi 210-221 un po' spinti, si può arrivare benissimo a 25 cavalli. In queste condizioni il raffreddamento diventa critico, nonostante il cilindro in alluminio, ma la testa è sempre quella, cioè la superficie radiante della testa può variare poco. Tra l'altro, un problema è dato proprio dalla forma della cuffia, che è fatta in modo tale che quando la testa è al suo interno, cerchiamo di metterci, ora guardo di centrarla come sta quando è tutto montato, perché deve corrispondere il foro del fissaggio della cuffia medesima. Ecco, in questa maniera siamo nella posizione in cui si trova più o meno la testa. Ora l'aria. Qui c'è il volano, l'aria viene pompata in questo canale che finisce qui e finisce qui. Cioè, alla fine le alette sono in verticale, quindi ostacolano il passaggio dell'aria in senso laterale, cioè per sfruttare poi l'aria cosa farebbe secondo l'idea del progettista? Passa tra le alette e viene soffiata da quest'uscita. Però come farebbe l'aria a raggiungere e a sfruttare bene, al meglio, la superficie radiante delle alette laterali? Lo fa poco perché rimane poco spazio, per cui passa molta aria nelle alette centrali e le alette laterali, soprattutto dalla parte, diciamo, verso il telaio della Vespa, ce ne passa poca. Quindi questo è intanto un problema, poi vedremo come poterlo risolvere. Ora, intanto vi faccio vedere alcune differenze tra le teste. Questa abbiamo detto è quella Piaggio, questa è del Rally, questa no, ma insomma la testa è la stessa. E poi ci sono le teste delle elaborazioni. Questa Malossi è una buona testa, sicuramente migliore della Piaggio perché è anche leggermente più pesante, c'è un pochino più di alluminio e già è un bene, perché il fatto che lo spessore della parete sia maggiore, evita che si possano formare punti caldi che sono terribili, perché favoriscono l'autoaccensione. D'accordo?
Tanto è vero che adesso, anche se non la ho qui, non ne ho una da farvi vedere, però tutti quanti avrete avuto modo, almeno quelli che sono un po' più addentro, hanno avuto modo di vedere come sono fatte le teste, per esempio Parma, che anche quella VMC è simile. Sono teste piuttosto massicce, io parlo in questo caso dei 177, e il risultato è decisamente ottimo. Perché quell'alluminio che c'è in più, a parte la lettatura fatta meglio, è fatta in maniera che l'aria circoli meglio, ma l'alluminio in più fa sì che la testa abbia da un lato una maggiore inerzia termica e dall'altro che non si possano formare punti in cui ci siano temperature elevate, insomma punti caldi o aree particolarmente surriscaldate. Aggiungo un particolare, questo è molto importante. Avrete visto anche le teste sdoppiate, no? Quelle in due pezzi che hanno la camera di scoppio ricavata in una parte interna sulla quale viene poi fissata tramite i prigionieri la lettatura vera e propria. Potrebbe sembrare un peggioramento perché si introduce un'interruzione, bene o male, nella trasmissione del calore, cioè il calore per raggiungere la lettatura deve trasmettersi tramite contatto. Dalla testata vera e propria alla letta e non c'è miglior contatto di quello che possa avvenire se il pezzo è tutt'uno. Invece lì c'è una comunque sono due pezzi sovrapposti, quindi ci sono dei punti critici. Tuttavia, il sistema è buono. Per quale motivo? Perché la parte che appoggia in particolare è la periferia, per cui la lettatura viene sfruttata maggiormente per raffreddare la corona circolare, in sostanza l'area di squish, che è quella in cui, specialmente nella parte verso lo scarico, si può determinare l'autoaccensione, che non capita mai a centro camera, perché è il punto in cui la turbolenza è più efficace ed è la parte meglio lavata. Questo è il motivo. Ed è per questo che l'appoggio è sulla parte laterale, fateci caso se ve ne capitano. Dunque, abbiamo detto questa è la testa Malossi e poi c'è stato questo excursus e questa è la testa Polini che ha il grandissimo pregio di avere questa lettatura inferiore che contribuisce non poco, specialmente con la cuffia standard e con la lettatura sopra lasciata come sta, perché il passaggio sopra è quello che è, ma comunque l'aria può lambire anche la parte inferiore. E tra l'altro, questa testa si presta ancora meglio di altre al montaggio di dissipatori alettati in rame perché l'aletta di rame aggiunta non ostacola il flusso d'aria in direzione testa. Questi spessori che io utilizzo mi piacciono moltissimo, li ho fatti con grande soddisfazione, provati e riprovati. Occorre montarli con una certa accortezza. Quando si utilizzano teste come questa, se lo spazio è esiguo, adesso questa è del Malossi, il cilindro Malossi ha un riporto sulla testa, ci abbiamo anche un cilindro, ve lo faccio vedere, c'è questo spessore che fa sì che ci sia uno spazio poi tra testa e cilindro, no? Quindi il rame eventuale in mezzo trova un suo spazio, però nei cilindri in cui questo gradino non c'è, bisogna stare attenti perché se l'aletta di rame finisce schiacciata contro una parete o del cilindro o l'ultima aletta del cilindro o la testa, toglie aria a uno dei due. È bene invece che l'aria possa passare in mezzo. Questa testa, Polini evita questo problema, tra le altre cose. E quest'altra Pinasco è a candela centrale, ma più o meno, insomma, avendo tutti questi bulloni, da un lato tiene meglio, dall'altro lo capite da voi, la superficie radiante cala, perché dove ci stanno i bulloni, le viti aggiuntive, non ci sono le alette. Ci sono pro e contro, insomma. Comunque, cosa fare? Un lavoro che effettivamente ha un'efficacia provata è la realizzazione di questa fresatura adesso io l'ho realizzata con il flex, prima col disco Mola e poi
col disco in tela abrasiva, per far sì che si crei un canale in questa zona che permetta all'aria che entra nel suo percorso naturale di fluire anche lateralmente e poi cercare sfogo attraverso questa parte, no? Questo percorso, e quindi lambire poi un po' meglio le lettere atelari. È chiaro che qui questo lavoro va fatto con giudizio. Creare il canale, sì, asportare alluminio, però con moderazione, perché più diventa grande il canale, più alluminio si asporta, meno è la superficie radiante, quindi si arriva a un punto in cui poi è più il danno che il guadagno, perché l'aria, come la corrente, passa lungo il percorso di minor resistenza, e se si creano aperture troppo grandi, intanto si toglie una superficie in cui può avvenire lo scambio di calore, e poi l'aria può trovare una via di fuga più facile, specialmente se si tocca l'ultima letta. Bisogna fare questo lavoro a cominciare da il centro. Si può prendere come riferimento per cominciare il lavoro il bullone, il prigioniero che capita in corrispondenza più o meno del centro del canale dal quale arriva l'aria. Da questo centro si asporta materiale via via di più e poi fino alla terza o quarta letta e poi di meno fino ad arrivare alla penultima. L'ultima assolutamente non si tocca, e poco alla penultima, in maniera da non creare cortocircuiti, perché se l'aria esce senza aver fatto il suo lavoro, non avrà asportato calore e avremo perso una parte del potere refrigerante di cui disponiamo, prezioso peraltro. Altre modifiche che a volte si fanno con profitto è aumentare un pochino, ma di poco, l'apertura in questo punto, che è la zona in cui poi l'aria esce fuori, no? Si può alzare appena appena qui, abbassare un pochino qui, poco però, perché se si apre troppo, poi succede che una parte dell'aria si perde o comunque non compie il suo lavoro, ed è importante che la cuffia sia ben aderente. A volte ho visto consigli di tagliare questa parte dietro, ecco, accorciare questa parte qui mai. Perché se si accorcia questa parte, il flusso si stacca dal cilindro, che capita in questo punto. Vedete? Se si porta via questa parte, il flusso di aria che arriva di qua sfugge in questo senso, verso la scocca, e non raffredda la parte più critica, che è questa verso lo scarico. Quindi è molto importante che la cuffia non sia deformata e aderisca bene al lettericino in questo punto. Abbiamo parlato della cuffia del 200, un accenno a quella del 125-150. Il problema è meno grave, per così dire, nel senso che un po' a parità di condizioni il motore è un po' meno potente e un po' il canale è un po' più largo. Quindi poi alla fine le alette vengono, e anche la forma è fatta in modo che le alette anche laterali vengano meglio lambite dal flusso. Vedete? Non so se riesco a farvi vedere. In ogni caso, per questi gruppi termici, come ho detto prima, sono in produzione test veramente efficienti, che per il 200, praticamente non ci sono, salvo il caso particolare della testa quattrini, che è radiale e ha quella forma proprio per ovviare i problemi ai quali ho accennato. Per questo video, chiudiamo qui, e la seconda parte sarà dedicata, come avevo detto, a cilindri e volani. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.